Nella piazza centrale di Azzano Decimo si è svolto uno degli appuntamenti più attesi di Pordenone Pensa, la rassegna organizzata dalla provincia di Pordenone dal Circolo Culturale Eurica. E di scena su questo palco Bruno Vespa, il conduttore di Porta a Porta, intervistato da Mauro Mazza, il direttore di Rai 1. Hanno parlato di informazione politica. In Italia ci sono due interpretazioni antitetiche che pure convivono. C'è chi dice la televisione è totalmente anti-berlusconiana, Floris, Santoro, chi dice no, è quasi totalmente filo-berlusconiana, Reti Mediaset, e qualcuno dice anche Porta a Porta. Qual è la sua interpretazione? L'informazione di prima serata, che è quella che evidentemente conta di più perché ha più pubblico, è largamente anti-berlusconiana. Le reti Mediaset sono ovviamente berlusconiane, il TG1 è tradizionalmente governativo, ma lo è da sempre, chiunque stia al potere il TG1 è governativo, ma a mio giudizio hanno una capacità inferiore alle grandi trasmissioni di prima serata di influenzare l'opinione pubblica. Quindi insomma è molto difficile stabilire, proprio fare un segno netto. E il governo arriva a fine legislatura o lei prevede elezioni anticipate? Io dico di no, però potrei essere smentito domani mattina. Io dico che il governo arriverà alla fine della legislatura, ma in Italia si vive giorno per giorno, quindi fare una previsione a un anno è impossibile. Soddisfazione per il successo della rassegna, che ormai è alla sua conclusione, è stato espresso dal presidente della provincia Alessandro Ciriani. Un bilancio assolutamente positivo, tanto pubblico, tanto interesse verso una rassegna che ha portato la cultura non solo nel capoluogo ma in tutto il territorio. Io voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno consentito di portare grandi ospiti della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, molti di quali assolutamente gratuiti, come Vespa che non ha chiesto alcun gettone, come Massimo Ranieri. Grazie ai volontari che hanno lavorato con grande spirito e grande determinazione per realizzare Pordenone Pensa. Oggi viviamo una fase di crisi economica, la cultura deve saper essere di qualità e senza spendere tanto.